Secondo spazio di Casa Alice, oggi con Massimo Malantrucco, già protagonista di un'infinità di puntate. Bentornato Massimo. Grazie, buongiorno. E soprattutto oggi noi siamo molto felici qui a Casa Alice di poter ospitare un interprete LIS, quindi un'esperta della lingua dei segni, che è la signora Rosaria Marano, che salutiamo e che ringraziamo, e che sta traducendo a tutte le persone sorde quello che sta accadendo qui nella nostra puntata. Noi siamo veramente felici di poter fare questo esperimento legato alla cucina, legato alle belle cose che realizziamo. Quindi spero di non parlare troppo veloce, perché anche per me è la prima esperienza. Volta. Allora Massimo, guidami tu. Allora, cosa prepariamo oggi? Oggi prepariamo un ciambellone con un po' di sorprese, perché seguiamo la storia che non tutte le ciambelle riescono col buco, perché il nostro ciambellone non avrà il buco. Non avrà il buco. Per cui, allora, fammi procedere così con la lista della spesa, quindi dosi ed ingredienti per questo ciambellone senza buco. Quindi 200 g di farina, 50 g di fecola di patate, 175 g di zucchero, 125 ml di crema di latte, 125 ml di latte, 3 uova, 12 g di lievito in polvere, mezza bacca di vaniglia, un pizzico di sale e ancora 150 g di ciliegie, 50 g di zucchero, poi burro e in ultimo farina. Eccomi qua. Perfetto, allora è una ricetta semplice, un ciambellone lo sappiamo fare un po' tutti a casa, no? Ecco, è molto 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 basilare. Nello specifico questo è proprio diciamo di sapore abbastanza neutro, in quanto lo andiamo poi a condire con una salsa di ciliegie. Benissimo. Ed è un classico ciambellone da inzuppo. Ah. Quindi no, la mattina a colazione, perché è un impasto corposo, però ha bisogno di una salsa o di qualcosa. Poi vedremo anche quali varianti di inzuppo si possono semmai inventare. Esatto. Benissimo. Come si parte? Partiamo con la salsa di ciliegie e andiamo a mettere semplicemente le ciliegie, che abbiamo già preventivamente snocciolato, con lo zucchero. Voilà. Zucchero. Lo zucchero è esattamente questo qua, sono i 50 g di zucchero. Queste ciliegie adesso dovranno bollire per 20 minuti. Per fare questa salsina sarebbe il caso di farla magari anche il giorno prima, perché farle bollire per 20 minuti, non di più, altrimenti la frutta si, anche lo zucchero stesso si caramellizza e cambia sapore. E poi lasciarle per 24 ore a candire, okay, anche in frigorifero, in modo tale che poi diventano in questo modo qua. Infatti poi per il ciambellone utilizzeremo queste. Perfetto. Quindi 20 minuti e dopodiché procediamo in questo modo. Queste le abbassiamo, poi facciamo vedere come vengono. Bene. Il ciambellone. Beh, il ciambellone, fa qualcosa? Senti, lo facciamo a mano. Non usiamo macchine, oggi abbiamo tempo. Beh, a casa spesso, insomma, più o meno tutti hanno qualche robottino da cucina che può velocizzare certe operazioni. Sì. Oggi Malantrucco ci rende la vita più facile o più complicata, dipende. O più complicata, dipende dai punti di vista. E quindi il ciambellone lo facciamo completamente a mano. Completamente a mano. Quindi apriamo le uova, zucchero, via, e mettiamo mezza bacca di vaniglia. Prendiamo soltanto la parte interna dei semini. Voilà, andiamo a mettere giù. Che bel profumo. Aspetta che siamo una frusta che è rimasta attaccata. Voilà. Al dito. L'ho messa dovunque, tranne che nel ciambellone. Tutta sul tuo dito. E la bacca, possiamo anche fare questo lavoro. La tagliamo e la mettiamo insieme alle ciliegie, che le insaporiamo anch'esse di vaniglia. Vado? E tu? Non lo so, finché non dai, mi stanco. Sei come tu? Si fa? Io nel frattempo... Vabbè, giro di frusta, così. Va bene così. Beh, così ti stanchi però. E come devo fare? Allora, c'è una tecnica per frustare. Se tu, ecco, tante tecniche. Diciamo che quella
adatta dovresti prendere la frusta in questo modo, sì, e lavorare di polso. Però in genere in televisione non si fa. Perché? No, sai cosa che... No, che poi ti balla la ciccia del braccio. È un movimento infame questo. È un movimento... No, in realtà no, perché dovresti... Ti faccio rivedere. Allora, è vero che puoi fare anche in questo modo, voglio dire, poi si cambia anche per evitare che il braccio poi si stanchi troppo. Però in realtà questo modo, adesso a parte i giochi, gli scherzi, impugnando così la ciotola, sì, e muovendo solo il polso, non ci si stanca il braccio. Ok, ci provo. Impugniamo la ciotola, impugniamo il polso, braccio rigido e polso mobile. Dai, molto meglio. Sì. Sì. Comunque, quando andavo a scuola alberghiera, per questa tecnica le ragazze erano esonerate. Perché stancante? Sì, diciamo che dopo hanno invitato l'impastatrice, era meglio. Grazie di non averla usata, l'impastatrice oggi con me. E qui dobbiamo montare molto. Ti do una mano. Andiamo. Un trucco. Ecco. Già sono stanca. Andiamo a montare parecchio. Nel frattempo, sai, potremmo girare un pochino al ciliegie. Che... Potremmo, la leggo come un... Niente, tutto ok, è solo caduto. Ok. Infatto. Ok. Un profumo da queste ciliegie, zucchero e bacca di vaniglia. Vedi che tu sei più esperto con questa tecnica del polso lì. Sei stanco? Già. No, no. È il mestiere. Allora. Dopo ti devo tamponare un po' che stai sudando. Fa caldo oggi. Fa caldo, sì. Sì, fa molto caldo. Fa in cucina. Allora, ascolta. Fuori. Diciamo che siamo arrivati a un risultato abbastanza bianco, no? Il ciambellone, diciamo, non ha una tecnica molto particolare, nel senso non dobbiamo stare lì attenti a non smontare. Il grume sicuramente sì, magari un pochino sì, dobbiamo stare attenti. Però non dobbiamo stare attenti a smontare l'impasto, perché diventerà, diciamo, molto colloso, è proprio la sua caratteristica, no? E sarà il lievito poi ad aiutare la lievitazione. Quindi non dobbiamo stare lì poi a girare piano, le chiare, fare via dicendo. Quindi possiamo andare abbastanza tranquilli. Quindi le uova non devono essere stramontate, una bella sbattuta, ma non è che devono essere chissà che cosa. Ah. Ok. Magari, ecco, per il discorso dei grumi, se noi abbiamo un passino, ce l'abbiamo? Sì, normalmente c'è il passino. Eccolo, ecco, guarda. Quanti ne vuoi? Numero uno, numero due? Sì. Numero due. Numero due, va benissimo. Per il passino usiamo questo per mettere sulla farina. Allora, iniziamo poi a mettere i liquidi. Quindi panna e latte, grazie. Altra cosa, ti ho portato poi in finale un esempio di presentazione diversa, ovviamente abbiamo detto che non facciamo il ciambellone col buco, anche se ovviamente è uguale, non è che si mangia di meno se c'è il buco. Però ti ho portato anche delle presentazioni con delle farine senza glutine, alternative e senza latticini, come abbiamo fatto già per altre ricette. Quindi diventa un ciambellone all'acqua? Esatto, al succo di frutta. Al succo di frutta. E, come liquido si utilizza il succo di frutta. Diciamo, la ricetta che ho portato come base ha 250 grammi di farina, di farine, diciamo. Guarda, ho imparato la tecnica. Fantastico. Si fa meno fatica? Fa malissimo. Tra un po' mi arriva la tendinite. Intanto andiamo con le farine, via. Piano piano. Allora, diciamo, nella ricetta che ho portato ho messo 250 grammi di farina e poi 250 grammi millilitri di liquido, che è ovviamente un liquido un po' grasso perché è latte e panna, ok? Quindi se vogliamo sostituire i liquidi, noi che cosa facciamo? Possiamo anche utilizzare, che ne so, 200 millilitri di succo di frutta e 100 millilitri di... 150 millilitri di succo di frutta e 100 ml di olio di semi, e così sostituiamo i liquidi e non mettiamo latte. Dopodiché possiamo andare a sostituire le farine anche, per esempio, nell'esempio che ti ho portato, con la farina di riso. Ok? Possiamo utilizzare tutta farina di riso, senza fecola, senza nulla, che è una farina, diciamo, in particolare leggera. Possiamo anche abbassare un pochino, sennò ci si brucia. Voilà. E via.
giriamo ancora, mettiamo il lievito. Il lievito potremmo anche mischiarlo con la farina, ancora meglio sarebbe stato, ovviamente. I nostri 12 grammi, che sono circa due cucchiaini. Un ciambellone senza buco, ma a quattro mani, anzi a sei mani, perché ci sono anche quelle di Rosaria che traducono la nostra ricetta. Rosaria. E poi Rosaria non è a caso. Questo esperimento l'abbiamo fatto con, diciamo, portando qui in, diciamo, in studio i protagonisti dell'IS, della serie web che conduco appunto da un anno a questa parte, abbondante. Come si chiama questa serie web? Numeri da cuoco. Numeri da cuoco. Esatto. Ed è tutti i giorni? Ogni settimana esce un video. E esce sempre anche con la traduzione della lingua. La segnatura, dei segni. Sì, in lingua dei segni. Esatto. Bellissimo questo progetto, bravo. Bravi. Allora. È finito? Dai, sei stata bravissima. Ma mi piace perché io non ho fatto praticamente niente. Sei tutto sudato. Sono sudato e non ho fatto niente, bellissimo. Ho fatto lavorare lei, sudo io. Ho imparato la nuova tecnica della frusta, ragazzi. Una donna da sposare sarò alla fine di casa all'inizio. Però vedo che comunque ci hai preso gusto, perché no, noi l'abbiamo fatto il ciambellone. Ma è finito. Perché in cucina mi piace non stare mai con le mani, in mano. E qui sei cambiata molto dall'inizio delle puntate, eh? Cioè, qui Roberto ha fatto un gran lavoro, devo dire. Ma è tutto merito di Roberto. È tutto merito suo. Assolutamente. Allora, andiamo a... Vabbè, impara poi. Versare. Allora, il ciambellone abbiamo detto lo mettiamo in questo stampino a cuore, per esempio. Bello. Ok. Diciamo, questa ricetta semplice, perché io ho voluto presentarla in questo modo? Perché spesso si è in difficoltà, che dolce faccio, una cena e via dicendo. Si possono anche utilizzare ricette semplici, dolci molto... che poi piacciono tanto, no? Perché sono i dolci della tradizione. Vanno a ruba. E presentarli in un modo diverso. Adesso vediamo con la salsina di ciliegie. Come fare? Ovviamente il ciambellone noi dobbiamo... L'abbiamo in forno, posso andare in forno? Forno? Certo. Ok. Dovrebbe forse... Forse? Scottare un po', forse. Sì, eccolo qua. Che profumo. Ok. Buona colazione. Prendo anche questi più piccoli. Quelli più piccini. Li abbiamo realizzati su uno stampino da Savarenne. Questi, quelli che ti dicevo, sono realizzati con un succo d'ananas. Piccolo starnuto fuori onda. Li abbiamo realizzati con succo d'ananas e olio di semi di arachidi, questi per esempio. Okay. Questi qui. Questi qua. E questi qui, come li possiamo presentare anche? E sono, tra l'altro, avendo utilizzato la farina di riso, sono molto più leggeri, diciamo, come composità, come compostezza dell'impasto, come corpo, sono molto più leggeri di questo ciambellone, no? Sono meno compatti. Va bene così? Così. Ah, il contrario. Così perché all'interno ci andiamo a mettere... La confettura. Sì, le nostre ciliegie. Ah, ecco perché lo stampo è fatto così, vedi? Esatto, lo stampo classico della Savarenne, questo. Questo è un dolce che, se servito a tavola, deve essere assolutamente bagnato, perché altrimenti non va giù, non si può servire a... Un bagnato intendi comunque la confettura di ciliegia, ok. Necessita assolutamente, per quello che abbiamo fatto il ciambellone, con queste ciliegie, che sono una confettura, tra virgolette, perché hanno bollito solo 20 minuti, no? Certo. Per cui sono ancora con un gusto particolare. Una confettura espressa. Sì, dai. Espressa, mantenuta lì in frigo, abbiamo detto, per... Allora, se togliamo, che... via. Non ci piaceva. Ok. Così. E il ciambellone? La marmellata sul ciambellone. La marmellata sul ciambellone possiamo anche... scavarlo leggermente, tipo, di proprio un cuore all'interno. Guarda che manualità che hai, vedi? Io qui avrei già fatto un disastro. Così qua, andiamo a scavare poco poco. Via, e togliamo via. Insomma, rendi il cuore, il centro concavo. Concavo, esatto. E andiamo a metterci dentro le ciliegie. Che cosparso sopra non è male, non è perché cade giù. Ok. Poi, se vogliamo anche poi strafare con questo, diciamo, ciambellone che togliamo, possiamo andare a fare delle mollichine.
e andiamo a guarnirci il piatto. Vabbè, e dicendo. Un'altra volta. Un'altra volta, certo. Va già bene così, via. Posso riempire? Hai fatto tutto tu, come il minimo devi finire il piatto. Finisco il piatto. No? E così, facendo si impara. Esatto. Queste qui, se vi piacciono così, bene, altrimenti si frullano e si fa proprio una salsina. Perfetto. Okay. Così è molto bello, anche un po' rustico. Fa molto appunto ciambellone. Ciambellone, un pochino dobbiamo tenere rustico, no? È bellissimo, Massimo, delicato. Grazie di aver proposto anche oggi una bella ricetta che si può spendere facilmente a casa, sì, un po' per tutte le occasioni. E grazie anche per aver invitato Rosaria Marano, interprete LIS, sì, in modo che abbiamo tradotto la nostra ricetta, che vi ricordo attraverso la grafica, quindi ripercorriamo tutti gli ingredienti e le dosi e poi praticamente abbiamo finito. Quindi 200 g di farina, 50 g di fecola di patate, 175 g di zucchero, 125 ml di crema di latte, 125 ml di latte, 3 uova, 12 g di lievito in polvere, mezza bacca di vaniglia, un pizzico di sale e in ultimo 150 g di ciliegie, 50 g di zucchero, del burro e della farina. Signori, il ciambellone senza buco ma con un gran cuore è servito. Grazie per averci seguito, grazie. Facciamo a Massimo Molantrucco. Un applauso all'interprete LIS. Applauso, applauso all'interprete LIS. All'interprete LIS. Grazie, grazie Rosaria. A dopo con Roberto Valbuzzi. Ciao.